Non manca il buon umore negli studi di Padre Pio TV, come dire, ecco, tra una diretta e un'altra, tra uno stacco pubblicitario e un altro, il filo diretto con la nostra regia è Oggi sono perenne. particolarmente in Eh forma. sì, anche un po' dispettosi. Allora, a proposito di collegamento, prima di collegarci con il nostro prossimo ospite, abbiamo qualche foto. Io intanto ricordo il numero WhatsApp per entrare in contatto con noi, quindi inviateci le vostre foto. Questa Sì, mattina non allora. hanno anche lanciato, come dire, un invito. Inviateci magari delle foto di costruzioni Lego già appunto realizzate che avete in casa, magari grazie a nipoti o figli. 331-737-8033. Sì, allora abbiamo tre fotografie che ovviamente non hanno a che fare con il nostro contest, che insomma Però va bene così. Allora partiamo da Domenico che ci invia questa fotografia. Grazie Domenico, da una località il cui nome non mi azzardo a pronunciare perché farei sicuramente una figuraccia. Mara Calagonis, ecco, ci ho provato, spero di Sardegna. averla. Sì, sicuramente ci ho provato, spero di averlo detto in maniera corretta. Poi ancora andiamo avanti con questo panorama che Che credo non meraviglia. abbia bisogno di presentazioni, perché siamo ovviamente a Napoli e la collina di Posillipo. Dunque, grazie ad Antonio, credo, sì, l'autore della foto. Poi proseguiamo ancora con quest'altra fotografia. Grazie, buona giornata anche a te che ce l'hai inviata. Poi ancora Daniela da Bastia Umbra, buona giornata anche a te Daniela. E infine l'ultima fotografia che condividiamo insieme è di Brunella. Grazie, Wow, grazie che mille. meraviglia. Allora, abbiamo parlato dunque di mattoncini Lego, il mattoncino potremmo dire più famoso al mondo, credo che sia danese, vero? Adesso chiederemo al su. Probabilmente sì, Sì. ora mi prendi un attimo alla sprovvista. Sì. Finalmente riesco a prenderti alla sprovvista una volta. Allora, vediamo se la regia ci conferma la presenza o meno del nostro ospite in collegamento WhatsApp o Skype, perché altrimenti eccolo qui, siamo collegati con Maurizio Lampis, brick builder e fondatore del Museo del Mattoncino a Cagliari, che si trova a Trani. E adesso spiegheremo anche perché sei a Buongiorno. Trani. Buongiorno Maurizio, benvenuto. Buongiorno, grazie, grazie mille. Allora, tra le tante opere, monumenti italiani che hai realizzato con i mattoncini Lego c'è anche la cattedrale di Trani. Oggi sei appunto nella città pugliese perché vai in qualche modo a riprenderti la tua opera che è stata in esposizione fino a ieri a Palazzo Beltrani. Sì, esattamente. Oggi purtroppo, ahimè, Trani, la cattedrale di Trani in Lego torna in Sardegna perché è stata noleggiata qua per circa un mesetto, dove è stata vista da tantissime persone, per fortuna. Oggi la riprenderò per tornare in Sardegna. Il quarto monumento nazionale che tu, Maurizio, hai rappresentato, riprodotto in scala, ovviamente stiamo vedendo le immagini davvero straordinarie della Basilica della Grazie. Cattedrale di Trani, che già di per sé, ecco, vederla dal vivo è un'emozione che toglie il fiato. Non so quanti di voi, quanti i nostri amici telespettatori hanno avuto davvero questa opportunità. Noi tra l'altro abbiamo girato anche un documentario qui con Antiche Pietre qualche tempo fa, dove ci sono stati spiegati numerosi dettagli di questa cattedrale così bella. E dicevo, il quarto monumento nazionale, la Fontana di Trevi, la Basilica di Bonaria in Sardegna e Piazza San Marco a Venezia, che tra l'altro ha avuto la menzione d'onore, potremmo dire così, sul sito proprio della Lega, la produttrice dei mattoncini. Sì, esattamente. Io realizzo monumenti italiani da diversi anni. Ho iniziato con quelli sardi. In effetti, i monumenti sardi realizzati sono 17 al momento. Tra tutti spicca chiaramente la Basilica di Bonaria perché è un simbolo di Cagliari. Certo. E poi ho iniziato 4 anni fa a realizzare monumenti nazionali. Appunto, come diceva bene lei, ho iniziato con la Fontana di Trevi. Poi l'anno scorso è stato il turno di Piazza San Marco, appunto, che è stata menzionata anche sulla pagina Lego ufficiale, e poi quest'anno è stato il turno della Puglia, della Cattedrale di Trani, che ho avuto modo di vedere anni fa in vacanza. Me ne innamorai perché è bellissima, e quindi decisi alcuni anni fa poi di rappresentarla ai mattoncini.
Ecco, Maurizio, spero di non prenderti impreparato, ma tu sei proprio in Palazzo Beltrani, quindi c'è la possibilità di vedere dal vivo l'opera o l'avete già imballata da poter portare? No, il problema è che io ero convinto che loro aprissero alle ore 9, invece aprono alle ore 10, quindi è ancora chiuso. Ho capito. È ancora chiuso. Va bene, quindi, allora. Non so se avete la possibilità tra tre quarti d'ora di ricollegarci, io la potevo anche far vedere, non è un problema perché tanto è ancora esposta. Ancora esposta. No, abbiamo anche delle immagini che abbiamo tratto dai tuoi canali Instagram e Facebook, quindi pregherei la regia proprio di far vedere questa immagine, questo video della costruzione della cattedrale di Trani. Abbiamo appunto l'originale e poi la riproduzione con i mattoncini Lego. 80.000 mattoncini per costruire la cattedrale di Trani. Quanto tempo ci ha impiegato, Maurizio? Allora, ho impiegato circa 6 mesi, lavorandoci circa 20-25 ore alla settimana. Beh, insomma, un bel impegno. Un impegno notevole. Direi, assolutamente. Sì. Assolutamente. Sono progetti molto lunghi, anche perché vengono fatti in scala. Io lavoro sulla scala della grandezza dei personaggi Lego, che sono alti 3,5 cm. E quindi viene tutto proporzionato sulla base di quell'altezza. Quindi io mi prendo le altezze originali e poi vengono equiparate all'altezza dei personaggi Lego, quindi viene tutto in scala fedelmente e diciamo che l'aspetto visivo è sicuramente migliore perché ti dà più il senso della realtà. E qual è la difficoltà maggiore nel riprodurre un monumento e riprodurlo poi nei dettagli come effettivamente è stato fatto? Allora, io innanzitutto, al contrario di diversi miei colleghi italiani, io non uso i software, io mi servo solamente del materiale fotografico. Caspita. Quindi utilizzo le fotografie e praticamente associo i pezzi che poi tendono a riprodurre fedelmente tutto ciò che ho in mente di realizzare. Chiaramente tutto questo è basato su le fotografie che chiaramente io cerco di reperire in rete, su Wikipedia e tutto il resto. Chiaramente su internet ci sono pochissime fotografie della parte posteriore della cattedrale di Trani. Dell'abside. Quindi ho fatto un pochino di fatica in più perché chiaramente solitamente quando si fotografano i monumenti si fotografano frontalmente. E invece in questo caso, come tutti i casi, diciamo, i monumenti, nella parte posteriore c'è poco materiale fotografico, quindi ho avuto un pochino di problemi in più, però poi sono riuscito ad averlo e quindi sono riuscito poi a terminare la parte posteriore, che sicuramente è quella più difficile ma anche quella più bella da realizzare. Perché ti diverti proprio a realizzare le tre torri, io le chiamo torri, che poi non sono proprio torri, sono tre semicerchi, e poi anche la cupola della cattedrale, il campanile è molto bello da realizzare. Sì, esatto. Quello, sicuramente. Ci hai raccontato appunto che ti sei innamorato della cattedrale di Trani andandoci, eri in vacanza in Puglia, quindi ti sei innamorato appunto della basilica. E come scegli i tuoi monumenti, i monumenti da realizzare? Segui un criterio particolare? Allora, è stato amore a prima vista. Ecco, quando io la vidi nel 2018 me la immaginai già realizzata in mattoncini Lego. Diciamo che vado molto a gusti personali. Ecco. Poi chiaramente anche il monumento deve avere una certa importanza perché poi chiaramente deve essere esposto, deve essere anche conosciuto. Infatti i primi due che ho fatto, a parte il discorso Sardegna, sono due monumenti storici italiani, come la Fontana di Trevi e Piazza San Marco, perché sono conosciuti in tutto il mondo. Certo. Quindi diciamo quelli hanno una visibilità pazzesca, perché qualsiasi turista, dall'inglese al cinese, all'americano, all'australiano, sanno benissimo di cosa stiamo parlando. Però la cattedrale di Trani mi ha sorpreso anche perché ho scoperto che è l'unica cattedrale a ridosso del mare. E quindi anche questa è una sorta di unicità, perché non tutte le cattedrali, anzi tutte quante, non sorgono mai, non vengono mai realizzate a ridosso del mare. Poi io, essendo sardo, innamorato del nostro mare, infatti il video è stato fatto appunto a Cagliari, con lo sfondo del nostro mare, e ho detto è un connubio perfetto Sardegna-Puglia. Che meraviglia. Maurizio, l'ultima domanda prima di lasciarci, quali sono i prossimi impegni? La prossima opera da realizzare, allora, ancora per essere più preciso. Il mio obiettivo nei prossimi 10 anni è quello di realizzare un monumento per ogni regione italiana. Quindi una piccola un'Italia in miniatura in versione Lego, sì. Potremmo dire. Esattamente, sì. Quindi quest'anno 2024
Replicherò appunto un altro monumento, sicuramente sempre del sud Italia, e sto valutando adesso alcuni monumenti che ho visto. Non vi posso svelare quale sarà. però vi dico che del sud Italia, ecco, questo sì, questo bene. Sì. Allora, io azzardo il maschio angioino di Napoli, ma non lo so, mi viene così. Così. Non conferma nessuno. È uno dei papabili. Vedi, oh, guarda. No, io non azzardo. Anzi, io azzardo Sud Italia, la Reggia di Caserta. Vabbè, quindi ci manteniamo in Campania. Tre papabili. Vediamo. Allora, sì, la Campania è una regione che replicherò a breve, però vi dico la sincera verità, sono indeciso tra la Campania e la Sicilia. Benissimo, ok, perfetto. Allora fermiamoci qui. Con i Toto Monumenti di Maurizio, che davvero ringraziamo per essere stato con noi. Ancora complimenti per questa opera che anche noi abbiamo nel cuore. Sì, Paola, vai. Sì, vorrei ricordare anche il Museo del Mattoncino Caralis Brick. Sì. Pronuncia così, non esatto. So se abbiamo. Sì. Ecco, nato, fondato a Cagliari, ci sei tu e ci sono anche altri tuoi collaboratori, Maurizio? Sì, ecco. Sì, praticamente il museo siamo in due più un terzo collaboratore che ci dà una mano a seguire un tema esclusivo che noi direttamente io e il mio socio non. Sulla quale non ci lavoriamo. Però l'associazione è composta da 5 brick builder, mentre il museo è attivo con 3 persone. caralisbrick.com, questo è il sito internet, vi consigliamo di andare a visitare il sito, e se vi trovate a Cagliari, ecco qui, lo vediamo grazie alla nostra regia, l'unico museo del mattoncino in Sardegna, Cagliari. Grazie, grazie di cuore Maurizio Lampis, grazie per essere voi. Stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. Arrivederci. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Arrivederci.